Buonasera o buongiorno, dipende da che parte del mondo siete. Allora, oggi vi farò vedere come preparare la pasta fresca fatta in casa, in questo caso pasta all'uovo. Quindi avremo ingredienti semplici che possono essere una semola di grano duro rimacinata o va bene anche una farina di grano tenero, un pochino di sale e delle uova. Le quantità sono molto semplici da ricordare. Sono 100 g di farina, un uovo. In questa dose non è necessario aggiungere nessuna quantità di acqua perché la quantità di uovo, quindi la parte anche liquida dell'uovo, sarà sufficiente a lavorare bene l'impasto. Se dovessimo realizzare una pasta all'italiana all'uovo, considerate che per legge ci devono essere almeno 4 uova ogni chilo di farina, che sono in realtà molto meno rispetto a quelle che vi ho elencato io, perché io ho detto un uovo 100 grammi di farina, quindi vorrebbe dire un chilo di farina 10 uova. Diciamo che la proporzione per un chilo è abbastanza ricca e nutriente. Certo che se la lavoriamo a mano abbiamo bisogno di un pochino più di aiuto e quindi questa proporzione va bene. Dovessimo lavorarla invece con una macchina o un'impastatrice, potremmo anche scendere appunto a queste dosi, quindi minimo 4 uova per un chilo di farina. Ma noi partiamo dalla base, quindi non abbiamo planetaria in questo momento, dobbiamo lavorare a mano e allora organizziamoci. Di cosa avremo bisogno? Un piano di lavoro, va benissimo un piano di lavoro in marmo o comunque lavabile e eventualmente se abbiamo una spianatoia in legno perché aiuta un pochino questo tipo di lavorazione. Nel mio caso non è molto grande, ha questo piccolo rientranza sul fondo che mi permette di agganciarlo bene in fondo al tavolo. Poi avremo necessità di un mattarello, possiamo usare un mattarello come questo che è, non è praticamente movibile oppure uno di quelli che possono anche rotolare. Caso a casa va bene questo classico mattarello da pasta. Allora procediamo con gli ingredienti. Abbiamo detto 100 grammi per un uovo. Allora, una procedura importante da ricordare prima di iniziare a lavorare, certo il Covid già ce l'ha insegnato, però sempre in cucina è necessario chiaramente lavare le mani e tutte le attrezzature che andremo a utilizzare. Altra procedura necessaria sarebbe quella di fare la pulizia e l'igienizzazione delle uova, nel senso che in questo caso io ho delle uova acquistate normalmente in negozio, quindi sono già controllate, però è importante ugualmente dare una sciacquata al guscio o comunque non lavorare mai l'uovo sul tavolo. Quindi cosa farò? Prenderò un piccolo piattino, romperò l'uovo e poi andrò ad aggiungerlo al mio composto. Quindi procediamo in questo modo. Ecco qua, ho preso un piccolo contenitore, in questo caso di vetro, va benissimo anche un bicchiere, e vado a rompere il mio uovo all'interno. Il guscio non lo lascio intorno, lo lascio da parte e lo vado a buttare il prima possibile. Secondo uovo, perché farò 200 grammi di farina. In questo caso prendo i miei gusci, li vado a gettare nella parte dell'umido e mi lavo le mani perché è importante questa fase. Veramente è una delle fasi più pericolose e più importanti nella parte igienica dell'alimentazione. Quindi procediamo via i gusci, possibilmente acqua calda, bagniamo le mani e una bella strofinata. Mi raccomando, la strofinata è sia dentro che attorno alle mani, eh? Perdiamoci pure un minuto, ma facciamolo bene. Io in questo momento sono a casa, quindi utilizzo uno strofinaccio da cucina, altrimenti sapete che per lavare le mani in attività ristorativa un panno usa e getta, quindi di carta, oppure il flusso d'aria calda. Allora, 200 grammi di farina, o andiamo a pesarli, o io in questo caso ho un dosatore di un misurino che è esattamente 100 grammi, quindi farò due misurini.
Allora, un misurino lo metto direttamente sul tavolo e un altro misurino. Con una piccola forchetta vado ad aiutarmi e creo all'interno di questa preparazione uno spazio, si dice un vulcano, uno spazio dove poi andrò ad adagiare le uova e prima ancora il sale. Quindi prenderò il sale, un pizzico di sale, facciamo uno e uno per ogni sempre 100 grammi di farina. Posso iniziare a sbattere le mie uova anche all'interno dello scodellino. Nel mentre, avendole rotte, ho anche avuto la possibilità di verificare la loro freschezza e la loro buona qualità. Perfetto. Vado a versare all'interno, vedete che è bello abbondante, devo fare un bel buchino largo qua perché altrimenti scappa fuori tutto. Perfetto. E mi aiuto inizialmente con la forchetta senza sporcare troppo le mani. Vedete, raccolgo bene il tutto, allargando e facendo sì che la parte umida vada ad assorbire la parte della farina. Altri attrezzi di cui potremmo aver bisogno in questa fase è l'utilizzo del tarocco o della foglia di pasticceria, che può servirmi appunto a raccogliere eventuali parti di impasto che rimangono sulla teglia o sul piano, sulla spianatoia. Ok, vado a recuperare il tarocco, così intanto vediamo ancora qual è. Ecco qua, questo è un tarocco, è in acciaio, può essere anche in plastica e serve generalmente per tagliare gli impasti oppure per fare questo lavoro, cioè raccogliere dal tavolo tutto l'impasto e ripulire bene senza perdere nulla di quello che abbiamo quantificato. Dato che gli ingredienti li abbiamo dosati, dobbiamo stare attenti a utilizzarli tutti. Se qui me ne è caduto un pochino, dopo magari vedremo se recuperare un cucchiaino di farina. Allora, prima di impastare, devo cercare di assorbire più farina che posso di quella che c'è sul piano di lavoro, proprio ribaltando il lavoro e cercando proprio di far sì che la parte di umidità mi aiuti ad assorbirlo, ma proprio pochi pochi passaggi. Dopodiché raduniamo il tutto e adesso vado a creare, si definisce un panetto. Quindi inizio a lavorare con le mani l'impasto e vado ad assorbire tutta la farina in eccesso. Addirittura, da quello che noto, è che la quantità di farina a me richiesta potrebbe essere anche maggiore rispetto a quella detta, perché la dimensione delle uova a volte può cambiare. Se noi consideriamo l'uovo medio di 60 grammi, ne abbiamo bisogno, abbiamo detto, due. Se le uova per necessità di confezione, in questo caso sono il peso L, quindi una misura grande, potrebbe essere necessario aggiungere un pochino di farina. Quindi teniamola sempre a disposizione e ci diamo poi una regolata. Iniziamo a lavorare bene l'impasto. Ecco, il vantaggio della spianatoia è quella magari di non sporcare troppo il piano di lavoro. Lo svantaggio è quello che si muove e quindi devo poi lavorare con una mano sola. C'è un micetto che mi chiama. Allora, solo un attimo che gli apriamo la porta. Si vede che è ora di cena, eh?
Viene fame a tutti. No, 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 no. Ecco, questo non deve succedere in ristorazione. Via da qua, via, giù, giù. Gli animali non sono ammessi nelle cucine. Improrogabile. Giù, fuori, giù. Scherzi a parte, non si può, eh. Lui ha visto la luce accesa e ha detto già che vado dalla mamma, però per fortuna non mi è salito almeno sul tavolo qua dove sto impastando. Allora, procediamo in questo modo con l'operazione dell'impasto. Allora, raccolgo un po' di impasto, lo spingo col palmo e lo tiro indietro verso di me. Lo giro dall'altra parte e di nuovo spingo, raccolgo. Continuo con questa operazione finché il panetto mi diventa morbido. Avanti, indietro, lo giro. Devo segnare questa forma, vedete questa riga, questa fessura? Mi deve essere sempre in verticale. Quindi adesso io andrò a lavorarlo e lui mi si tornerà a mettere in versione orizzontale. Adesso ve lo mostro. Vedete? Adesso la fessura è in questo senso. Io devo girare l'impasto in questo modo e tornare a lavorarlo. Adesso io sono nel senso opposto al tagliere, quindi purtroppo lui si sposta. Allora, andiamo avanti un po', lavoro con una mano sola in modo che con l'altra mi aiuto a tenere il tagliere e lavoro finché davvero l'impasto si stacca dal tavolo. Ci vogliono 5 minuti, di lavoro, però bisogna esercitarsi. Spero che abbiate capito il senso, mi rimetto in questo modo perché altrimenti la chiasola qua mi si sposta. Ok. No, allora non ci siamo, stasera. Giù, 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 Eddie. Eddie, giù. Dai. Fammi finire, un attimo solo. Continuiamo a lavorare. Adesso poi, fatto questa operazione, ci vorranno una decina di minuti almeno di riposo. In quei 10 minuti di riposo, sistemo il mio gatto e torno da voi. Allora. Ultimissimi impasti. No, no, devi stare bravo. Perfetto, io direi che il lavoro è venuto bene, è bello liscio, è rimasto questo segno sempre solamente su un lato. Adesso cosa faccio? Lo metto sul tavolo e vado a coprirlo con un panno possibilmente pulito. Niente, non vuole capirla stasera, è proprio monello. Quindi prendo il mio panno, siamo ancora nelle feste, quindi c'è ancora il panno rosso, lo copro o così oppure con una pellicola di plastica. 15 minuti e poi proseguiamo col lavoro. Eccoci qua, quindi il tempo di attesa è passato. Io nel frattempo, oltre ad aver spedito il micio, ho preparato questo strumento che non è assolutamente necessario. A me, l'è stato regalato e di tanto in tanto lo uso, non sempre, e serve appunto per stendere la pasta e per dare la possibilità di essere asciugata senza farla appiccicare. Ma chi non dovesse averlo, vedremo come si fa a ripiegare senza aver necessità di questo.
nel caso in cui qualcuno fosse interessato o gli piacesse l'idea, si trova proprio tra gli articoli della macchina per stendere la pasta, che è poi questa macchinetta qua della Imperia, e appunto lo stendipasta, che si chiama proprio stendipasta Imperia. Ma ripeto, questo non è assolutamente una cosa necessaria. Quello che importa a noi è vedere adesso come è uscito il nostro lavoro. Allora, la pasta è ancora molto fresca perché l'abbiamo lavorata e lasciata riposare veramente poco tempo, quindi è molto umida. Per far questo, quindi, sarà necessario utilizzare ancora della farina per poterla lavorare. Posso lavorare direttamente su questa spianatoia oppure anche direttamente sul tavolo, che nel mentre ho ripulito e anche ho ripulito i miei attrezzi proprio per poter effettivamente proseguire con questa fase. Allora, come faccio adesso? Per mia praticità e comodità, siccome questo non rimane fermo, ve lo faccio vedere sul tavolo. Allora, metto un pochino di farina. Possibilmente la farina viene fatta in questo modo, cadere a pioggia. Non deve essere a mucchio, ok? E vado a leggermente schiacciare con le mani l'impasto per dare una prima pressione da parte, raccolgo un po' di farina e dall'altra. Premo leggermente coi polpastrelli, dopodiché prendo il mio mattarello, controllo che sul piano di lavoro ci sia sempre la farina e vado appunto a stendere la pasta con il mio mattarello. Se non avessi a disposizione il mattarello, sarà un po' più difficile. Con la macchina del tirapasta lo vedremo fare magari più avanti. Per adesso a me è importante che voi riusciate a fare l'impasto e poi eventualmente questo tipo di lavoro. Quindi chi ha il mattarello procede in questo modo. Chi non ha il mattarello, io a volte mi sono esercitata con una bottiglia. In questo caso deve essere una bottiglia però di vetro, non una bottiglia di plastica, perché la bottiglia di plastica si piega e non ci aiuta a fare questo lavoro. Quindi proseguiamo così e così. Addirittura, se qualcuno non avesse nemmeno a disposizione la bottiglia di vetro, potrebbe provare a usare il rotolo della carta pellicola o della carta forno. Ok, quindi procediamo. Cerchiamo sempre di mantenere un pochino di, come si può dire, di ruvidità alla pasta, quindi di sentire che c'è un pochino di farina. Io procedo lavorando sempre, stendendo, tirando, premendo quindi con le mani sul mattarello e spingendo verso la lunghezza o verso la larghezza a seconda di quello che voglio ottenere. In questo passaggio, noi cercheremo di fare una sfoglia ben sottile e poi lavoreremo delle tagliatelle a mano senza la macchina. Ecco, scusatemi il traballamento della ripresa, ma purtroppo la telecamera è posizionata sul tavolo e quindi allora, lo lavoriamo di qua, lo lavoriamo di là. Cerchiamo di stendere il più possibile in maniera uniforme e cercando di creare uno spessore abbastanza sottile, non più di un paio di millimetri. Sappiate che il lavoro delle sfogline, che è poi il lavoro che fanno le donne emiliane in particolare, è un'arte, perché tirare la pasta a mano non è una cosa semplicissima, è un lavoro energico, ma chi impara a farlo impara veramente una cosa bella. Ecco, io ad esempio adesso ho fatto un disastro perché involontariamente ho preso dentro col dito e ho fatto un buco, ma in questo caso lo andiamo a richiudere. Perfetto, siamo quasi arrivati allo spessore desiderato. Passiamo la mano per sentire effettivamente se ci sono
delle zone che risultano più spesse di altre e cerchiamo eventualmente di stendere solo in quella parte in modo da renderla il più possibile regolare. A questo punto a me sembra tirata bene. Ecco, dovete sempre tenerla con farina sotto perché altrimenti vi si attacca, eh? Vedete che tende ad attaccare, è bella sottile, vedete come è cresciuta, diciamo, veramente ancora poco poco. Più la lasciate riposare la pasta dopo averla impastata, e più sarà facile stenderla perché sarà meno elastica. Perfetto, perfetto. Io direi che davvero siamo arrivati alla stesura ottimale. A questo punto dipende dal tipo di lavorazione che mi serve fare. Se io devo fare delle lasagne o dei cannelloni, andrò a tagliare delle strisce che mi permetteranno poi di fare appunto questa preparazione. Se invece voglio fare delle tagliatelle o dei tagliolini, andrò a tagliare più o meno grande il mio, la mia fettina, lo spessore della mia, la larghezza, anzi, della mia pasta, a seconda della preparazione che dovrò fare. Come possiamo procedere in questo momento? Facciamo innanzitutto questo tipo di lavoro. Io per praticità e comodità vado a creare un rettangolo il più possibile regolare. Mi aiuto con la mia spatola. Queste parti che al momento tolgo, le appoggio un momento da parte. E poi andrò a lavorarle successivamente. Anche qua. Allora, se volessi fare, quindi abbiamo detto, delle lasagne, andrò a tagliare proprio lo spessore di questa spatola. Quindi appoggio all'incirca per vedere la misura e incido, dopodiché vado a tagliare esattamente a metà per creare le due lasagne. Queste qua saranno le due sfoglie di pasta che verranno cotte per poi preparare la lasagna oppure il cannellone, in questo caso verrà farcito all'interno e poi rivoltato. Quindi questo è per la lasagna. Mettiamo una e due. Nel caso invece dei tagliolini o delle tagliatelle o delle pappardelle, che hanno tutte la stessa lunghezza ma cambia la larghezza, procederò in questo modo. Andrò a creare una piega che praticamente le rivolta una sull'altra in questo modo. Creerò quindi un salsicciotto piatto. In questo momento farò quindi la scelta del taglio a seconda della misura che mi serve. Se farò più larga, otterrò la pappardella. Se le faccio più sottili, otterrò la tagliatella. Se le andrò a fare ancora più sottili, quindi magari una pappardella tagliata ancora più sottile, andrò a fare i tagliolini. Chiaramente questo poi deve essere aperto. Riusciremo a srotolare bene, ecco, fatto troppo forte, a srotolare bene se avremo messo abbastanza farina. Certo, se avessimo la macchina con lo strumento per tagliare i tagliolini sarà molto più veloce, ma anche a mano è possibile farli.
queste qua, andiamo a srotolarle piano piano e avremo creato le nostre tagliatelle. Invece qua abbiamo la nostra pappardella che è un pochino più grande, più larga. Allora, procedo fino alla fine. Questa quantità di 200 grammi in realtà è una porzione abbondante di pasta fresca, ne possiamo servire dai 150 ai 200 grammi a persona perché è molto ricca come pasta. Fatto questo, mi rimane, se vi ricordate, quei pezzettini che abbiamo lasciato da parte, ma non andranno sprecati neanche questi. Anche qui aggiungiamo un pochino di farina sempre. E andremo a tagliarli in forma irregolare, quindi a pezzetti, in questo modo. E questa sarà proprio quella pasta che viene chiamata straccetti, perché è un modo appunto per recuperare della pasta che altrimenti magari non utilizziamo. Ok? Va cotta esattamente nello stesso modo della pasta fresca e può essere condita in ogni modo che ci piace. Questa qui, possiamo tagliarlo col tarocco o anche con un coltello. Quindi per questo, ad esempio, non serve veramente nessun tipo di strumento perché è molto molto semplice. Allora, ripulisco un attimino. Allora, terminiamo la preparazione di oggi. Ecco qua che io ho steso la mia pasta, tutte le tagliatelle e qua sopra i due pezzettini per la lasagna ripiegati, vedete sono appunto in questo modo, e qua dietro la pappardella che è leggermente più larga rispetto agli altri. Ma come ho detto prima, se non abbiamo questo strumento, come possiamo fare per come possiamo dire, far asciugare questa pasta perché è necessario che possa asciugare? Allora lo vediamo subito. Ne prendo alcuni pezzetti. Allora, io avrò fatto questo lavoro. Avrò aperto tutte le tagliatelle e avrò ricavato, ok? Avrò ricavato queste tagliatelle, andrò a piegarle e a rivoltarle con un nodino sulla mano e posizionate sul tavolo, sempre con un pochino di semola possibilmente sopra, in modo che la farina, cioè in questo caso la pasta, non si asciughi troppo. Le lasciamo in un luogo asciutto, areato eventualmente, ma non troppo caldo e non sotto correnti d'aria, fin quando sono asciutte, dopodiché le possiamo utilizzare. Sono tagliatelle o comunque preparazioni con uova, quindi non possono essere conservate per un tempo molto lungo. È possibile conservarle fino al giorno successivo e quello dopo ancora solo se sono veramente asciutte, altrimenti il consiglio è quello di prepararle e cuocerle direttamente in giornata. Non fate lasciarle all'aria aperta senza una temperatura controllata perché inizierebbero a diventare nere, a vedere dei puntini neri e inizierebbero quindi a deteriorarsi. Bene, allora abbiamo il nostro nido di tagliatelle. Gli straccetti che, come ho detto prima, vengono utilizzati per essere cotti normalmente in acqua bollente salata, 3 minuti di cottura, la scoliamo, la condiamo col nostro sugo a piacere. E tagliolini più piccolini, più sottili, pappardella e lasagna. Ma la cosa importante è un uovo, 100 g di sale, un pizzico di un uovo, 100 g di farina, un pizzico di sale. Provate, esercitatevi. E poi vedremo cosa saranno i vostri risultati. Alla prossima, ciao!